Ciao ragazzi, tra pochi giorni uscirà la nuova serie del gioco di carte collezionabile di Final Fantasy. A 2 anni dall'arrivo del gioco in Europa, siamo pronti a dare il benvenuto a Opus 7. Si può tranquillamente affermare che Opus 7 darà un grosso contributo a questo gioco di carte, sia a livello strategico che a livello grafico, con artwork sempre più caratteristiche e sempre più curate. Amano, Nomura e Matsuda tra gli artisti più rappresentati. Da un punto di vista puramente di gameplay, vengono introdotte 2 nuove meccaniche per quanto riguarda i mostri. La prima è la possibilità di attivare un effetto scartando la carta direttamente dalla nostra mano, come se fosse una mini summon a costo 0. La seconda, invece, sarà la possibilità di attivare un'abilità nel momento in cui si verificherà una determinata situazione. Molto interessante è anche lo sviluppo della sinergia tra gli elementi, con l'innesto di diverse carte che attivano abilità nel momento in cui vengono schierate in campo, pagando CP di diverso colore, oltre al proprio. Molto curiose, invece, le abilità di Xdeath e Vanille, nuove nel loro genere. Xdeath ci permetterà letteralmente di rubare una avanguardia dal cimitero del nostro avversario, o sceglierne una dal nostro e di metterla in campo. Mentre l'effetto di Vanille è decisamente simpatico, ma si basa molto sulla fortuna, scegliendo un numero e sperando che la prima carta che riveleremo dal nostro deck sia del costo uguale a quello da noi scelto. Inoltre è da segnalare l'esordio di Noctis, prima apparizione di un personaggio di Final Fantasy XV, titolo finora misteriosamente ignorato dal gioco di carte. Molto interessante infine l'uscita del Duel Box, che propone 2 mazzi precostruiti con carte rappresentanti appunto i protagonisti dei vari titoli della saga da una parte e i loro antagonisti dall'altra. Una confezione davvero epica, piena di carte leggendarie, a un prezzo davvero conveniente. A questo punto io vi ringrazio e vi rimando ai prossimi video su questa serie che proporrà, come di consueto, le analisi del nuovo set colore per colore. A presto!